Alexa, torna a fare video su YouTube. Sei sicuro di sapere ancora come si fa? Ah, dai, scherzavo, accendo le luci. Bentornato su 98 megapixel. Grazie. Allora, signori, da quanto tempo? Più di 4 mesi, se non 5, 6, 7. 7, perché gli ultimi video sono usciti a gennaio, sì, 7. Allora, bubble tea alla mano. E posso ridirlo. Via con la sigla. Allora, ciao a tutti, bentornati su 98 megapixel. Per chi non mi conoscesse, visto che abbiamo avuto un boom di iscritti in questi mesi, anche se non pubblicavo, io sono Axel. E oggi ho deciso finalmente di ritornare su YouTube. Il video di oggi sarà più che altro un recap di cosa è successo nei mesi passati, un po' come tutte le volte che smetto di fare video per un certo periodo. Perché poi dopo, dal prossimo video in poi, torniamo indietro nel passato, recuperiamo tutti i video arretrati e si riparte. Allora, innanzitutto, ciao a tutti, come state? Prima grossissima domanda, come mi stanno gli occhiali nuovi? Ebbene sì, oggi ho deciso di registrare questo video, di ricominciare su YouTube, proprio perché ho cambiato gli occhiali, quindi questo nei commenti in privato, come mi stanno? A me piacciono un sacco, però fatemi sapere. Allora, cosa è successo? Perché mi segue su Instagram, già lo sa, vi ho tenuto aggiornati, ma YouTube è rimasto indietro a mesi e mesi fa. Allora, mi sono laureato, ebbene sì, ce l'ho fatta. Uscirà un video dedicato, quindi non vi spoilerò nulla, però ci devo un attimo lavorare perché ci tengo a farlo venire fuori particolarmente bene. Dopo la laurea, quindi intorno a febbraio, letteralmente mi sono laureato a dicembre, è passato un mesetto, è uscita la candidatura qua a Bologna per la messa a disposizione per l'emergenza. Per chi non lo sapesse, io mi sono laureato come educatore nei servizi per l'infanzia, e quindi per la fascia 03/06, quindi nido e materna, fate conto, ex nido e materna. E praticamente con la messa a disposizione uscita appunto per l'emergenza Covid del comune di Bologna, io sono entrato a lavorare a inizio febbraio. Questo ha portato letteralmente che io ogni singolo giorno della mia vita, da lunedì al venerdì, ero a fare supplenza in una scuola dell'infanzia, quindi da bambini con 3, 4 e 5 anni. È stata un'esperienza stupenda perché comunque poter lavorare fin da subito in quello per il quale ti sei laureato, quindi comunque lavorare come insegnante slash educatore, penso sia la cosa più bella. Nel senso, studio per una cosa e subito dopo la laurea posso andare a lavorare per quella cosa. Ero molto contento, insomma, ecco. Sono stati mesi impegnativi, sono stati mesi nei quali non ho avuto la voglia di montare video, perché comunque io ero libero solo nel weekend e nel weekend sinceramente avevo voglia di fare altro che non fosse montare video. Stavo comunque al computer a giocare a volte, chiaro, non avevo voglia. E quindi, come ci eravamo detti l'anno scorso, se io non ne ho voglia è inutile che lo faccio, perché se lo faccio contro voglia o svogliato viene fuori una schifezza. A febbraio avevo registrato un video nel quale vi spiegavo tutto, ovvero appunto della laurea, della tesi, robe così, il fatto che in questi mesi non so se sarebbero usciti video, è un video che non ho mai montato, non è mai stato pubblicato e che quindi ormai è obsoleto e inutile da far uscire. In più, in questi mesi, sempre in aggiunta al lavoro, ai vari impegni di gare, mini 4V, robe varie, fra parentesi ho partecipato al mio primo nazionale con i Parrots, e ho partecipato all'evento qua al Bologna Nerd Show e mi siete venuti a trovare in un sacco, è stato felicissimo. Usciranno tutti i video, promesso, perché che sia chiaro, in questi mesi non ho montato video, ma io la telecamera ce l'ho sempre avuta in mano, quindi ho, come potete vedere, tipo da qua sopra, una scaterbata di file su Premiere pronti per essere montati. Devo solo avere la voglia e il tempo di montarli, che sia chiaro. E poi cos'altro è successo? Beh, direi che la cosa che penso che dovrebbe interessare più di voi, mi sono fidanzato, quindi prossimamente vi presenterò quest'altra persona, ne abbiamo già parlato, è d'accordo a venire qua su YouTube, anche perché in molti video che usciranno sul canale poi apparirà, quindi sarebbe un po' controsenso farvi vedere quei video senza poi spiegarvi chi è, quindi
quindi arriverà anche questo video. E per il resto nulla, sono qua, sono contento, sono felice di essere tornato su YouTube. Sono tanto tanto gasato perché comunque ho visto tanta voglia di... tanta ricerca da parte vostra nei miei confronti. Quindi comunque mi avete cercato sui social, mi avete chiesto quando è che torno, mi avete fatto domande, mi avete seguito il canale YouTube. Nonostante io l'avessi abbandonato in questi mesi, ha continuato a produrre visualizzazioni. Quindi comunque i video hanno continuato ad essere visti. Questa cosa mi rende veramente felicissimo. E nulla, detto questo, direi che... come prima intro di un nuovo inizio per il canale YouTube, va bene così. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ah, mi ero quasi dimenticato. Ovviamente iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, lasciate un bel like, commentate. E qua sotto in descrizione trovate il link per tutti i miei social. Seguitemi.